Poi, novità? Alessandro dice che i venti sono buoni. Quindi? Si vola. Wow! Continua la mia scoperta della provincia di Varese in un modo del tutto inedito. Per la Planet Feel Experience di oggi ho deciso di volare alto. Vado a cambiarmi perché non pensavo di volare con la gonna, che dici? Pilota, mi raccomando. Penso che volavo già quando lei forse non era ancora nata. Guarda che io sono vecchia, No. Non ti credere. Ci fidiamo? Se lo dice lui. Siamo partite dal pratone del volo libero Lago Maggiore a Cittiglio per raggiungere Monte Crocetta, il nostro punto di decollo. Per ogni curva che percorre il furgone, l'emozione sale. Mai lasciare la casa senza il paracadute. E non si sa mai. Comodo tuo zaino. È leggero, ma non dirlo. Ridiamo per mascherare la tensione. La testa tra le nuvole, ok. Ma mi piacciono i piedi per terra. Aiuto! Arrivati in cima c'è un panorama che lascia senza parole. Sembra di vedere il mondo intero da quassù. E per farti vivere il lago anche da sopra, dall'aria, siamo in cima a Monte Crocetta per lanciarci con il paracadute. 1124 metri di quota e un volo di mezz'oretta? Non lo so. Quindi? Hai paura? No. Un brivido, sì. Brividi sempre, paura mai. Dai, sì, organizziamo e ci lanciamo. Emozione, bellissimo, però si deve volare adesso. E soprattutto mi stanno stretti i pantaloni da sci che non metto da 2 anni. Aiuto! Ma perché? Io penso a correre. Tu pensa a correre. Poi dopo ti dico che io sono come la gazzella nella savana. Bene. Sa che deve correre. Esatto. Diciamo la fase di decollo, saremo lì agganciati pronti, guardo il vento com'è, si corre contro vento naturalmente, si fanno 2-3 passi come se stessimo per cominciare a correre. Sì. Quando la vedo sulla testa mi giro dietro di te e ti dico corri. Ok. L'importante è stare in piedi finché non siamo fuori. Ok. Quando siamo pronti in decollo ti dico 3. 2, 1, vai, al vai, peso leggermente davanti, 2 o 3 passi normali, poi aumenta fino a correre. L'ultima fase per sederti, pollice, pollice, alzi tutte e 2 le ginocchia e ti si. Perfetto. Sembra facile. Sembra facile. Fili! Ci vediamo giù! Ok! Vai Filippa, corri, corri, corri! Ok! Mamma mia, che spettacolo, Renato! In una giornata limpida come oggi, si riconosce benissimo il profilo a piramide del Monviso e si vede tutto l'arco alpino fino al Monte Rosa. E i laghi dall'alto sono di una bellezza mozzafiato. Che bellezza, che bellezza! Ah, siamo saliti un casino! Thank you.
Ecco la funivia che dall'Aveno arriva a Poggio Sant'Elsa, Monte del Sasso del Ferro. E da qui il mio sguardo si spinge oltre, fino alla Svizzera. Là in fondo è Locarno. Che bello il lago da qua. Panorama eccezionale. Renato mi racconta che ci vuole circa un anno di lezioni per poter pilotare da soli il parapendio. Ma un volo in tandem è davvero un'esperienza che possono fare tutti. I piloti istruttori di volo libero Lago Maggiore hanno una lunga esperienza e mi sento in buonissime ali. Salvi! Ce l'abbiamo fatta! Com'era? Bellissimo! Grande! Ottimo! Siamo vivi! Oh no, adesso mi gira di te! Di nuovo! Allora, in queste due puntate nella provincia di Varese abbiamo visto il lago, abbiamo vissuto il lago, bordo lago, dentro lago, sul lago e sopra il lago. Dai, bellissimo, no? Bellissimo, un posto meraviglioso, esperienza top. Ok. Grande Fili, promossa. Grazie Varese. Alla prossima Planet Fili Experience.